Abbiamo chiesto dove andare, non ce l'han voluto dire. Abbiamo chiesto un'altra volta, ma con fare più gentile. Così hanno detto una riunione che è durata più di un mese. Alla fine ci ha risposto, andate dritti a quel paese. All'inizio un po' perplessi, però poi siamo partiti. Appena riuscito abbiamo trovato loro che ridevano divertiti. Dopo l'esame della situazione abbiamo capito che qui non c'è posto per noi. Sì, da questa dura prova siamo usciti un po' storditi, ma è l'orgoglio che prima ci ammazza e dopo ci rimette in piedi. Così ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti: sì, avanti e le nostre convinzioni le urleremo ai quattro venti. Con lo zaino pieno in spalla abbiamo cercato un nuovo mondo, ma era già occupato e il sindaco ci disse: vi rispondo con un bel cartello in mano in cui c'è scritto: qui non c'è più posto per voi. Per l'ennesimo dilemma abbiamo fondato una nazione senza inno e senza stemma. All'inizio prenderci per i fondelli erano in molti, ci ridevano alle spalle, ci coprivano di insulti. Ma però chissà perché a voler entrare furono in tanti, avranno visto che da noi tutte le idee sono importanti. E così con un sorriso gli abbiamo detto: entrate qui, c'è posto per voi. Thank you.